World Trips, benvenuti a Edimburgo, capitale della Scozia, la terra delle cornamuse, del whisky, degli antichi castelli e delle splendide distese verdi, le Highlands. Qui ci troviamo in una delle zone più caratteristiche della città, nella vicinanza di High Street, arteria principale della Old Town. E proprio lungo High Street, parte del più noto Royal Mile, è possibile visitare la cattedrale di St. Giles, una splendida chiesa medievale, principale luogo di culto a Edimburgo. Con oltre 900 anni di storia alle spalle, essendo stata costruita sui resti di una precedente chiesa normanna del 1120, è famosa anche per essere il luogo in cui John Knox promulgò e guidò la riforma della chiesa presbiteriana scozzese. Simbolo indiscusso resta comunque l'antico castello che sorge su una collina vulcanica, Castle Hill, e di cui ci parlerà una collaboratrice speciale di World Trips. Grazie Luca, ciao a tutti gli amici di World Trips. Ci troviamo davanti al castello che dall'alto della sua collina sorveglia tutta la città di Edimburgo. Costruito a più riprese a partire dal XII secolo, al suo interno sono conservati gli Onus of Scotland, i più antichi gioielli della corona presenti nelle isole britanniche, e la leggendaria pietra del destino, venerata come una reliquia santa, sulla quale sono stati incoronati tutti i reali scozzesi. Da non perdere poi una visita alla sala grande, la Great Hall, risalente al 1500. E se alle 13 sentirete l'eco di un cannone, non abbiate paura, si tratta del cannone a salve che ogni giorno risuona dal bastione, un tempo usato per segnalare l'orario alle imbarcazioni nello stretto di Forth. Oggi momento atteso dalle migliaia di turisti che visitano Edimburgo ogni giorno. A dispetto di quanto si possa pensare, questa non è la residenza scozzese della regina. Allora vi starete chiedendo, dove trascorre la regina il suo tempo? Quando viene ad Edimburgo? Lo scopriremo nella prossima puntata.